dove nulla è più accaduto perché nessuno si prendeva più la briga di tirare. Biagi è stato bravo, visto? Biagi ha detto io intanto vado, voi fate quello che volete, dietro subito un Aslan veloce, anche lui è la sua Suzuki, ricordiamo, sempre qui a Monza, anche l'anno scorso con Max von Kirchner. E via sul lungo rettifilo che porta alla staccata della prima variante, c'è Max Biagi, là dietro anche James Toseland cerca di andare a portare la sua Yamaha Stellingarda nei tubi di scarico di questa Aprilia che esce dalla prima variante, via sfiora il cordolo, poi si tuffa sulla curvone via Sonno, spalanca il gas, inserisce tutte le marce e via, giù in piega verso la staccata della seconda variante, questo giro che deve essere necessariamente buono, siamo alla staccata della seconda variante, si arriva in questo momento, è violentissima, guardate come si sposta la moto verso la parte interna per prendere la No, volevo dire che Sasso ha fatto una roba incredibile. Sì, infatti non è riuscito a voltare perché stava staccando veramente molto molto forte. E c'è Toseland che sta andando sotto su Biagi, ha guadagnato moltissimo nei primi due settori. Un Biagi che è riuscito. Qua sbaglia! Sbaglia l'ingresso della Roggia, sì, dell'Esmo 1, è entrato troppo forte Toseland, non è riuscito a trovare la corda, quindi ha perso tutto quello che aveva guadagnato. Anche Aslam ha saltato la variante, siamo in questo momento nella curva del Serraglio, la discesa che porta alla staccata della variante Ascari, dietro James Toseland c'è proprio Ruben Chaus con la BMW, attenzione, la staccata è quella della Ascari, inserisce Max Biagi, inserisce anche la Yamaha del team Stellingarda, inserisce poi anche Ruben Chaus, siamo in questo momento sul lungo rettifilo che porta la staccata della parabolica, l'ultima staccata e poi sarà il cronometro a dire chi di loro è in questo momento il più veloce. Mauro. Sì, no, ho visto male io, hanno visto male i cronometristi, qui erano Aslam che ha tagliato la variante, a me sembrava che fosse stato Xaus sinceramente. Vediamo. Invece probabilmente è stato nello scambio di immagini, è stato Xaus che ha voltato e Aslam che ha dato dritto. Siamo sul traguardo, attenzione a questo giro, transitano sul traguardo, Biagi 1.42, Chaus 1.42.7 porta la BMW al comando della classifica, Ruben Chaus superato poi da Johnny Ria e la sua Honda 1.42.635, Johnny Ria secondo, Chaus 1.42.725, terzo Toseland 1.42.807, quarto Biagi 1.42.828 e questa per il momento è la prima fila che vediamo sul monitor, poi Fabrizio Sykes, Fabrizio 43.035, Sykes 43.111, Aslam che deve rifare il giro perché è dato in delay, quindi bandiere gialle, bandiere gialle, la staccata, sì, qualcosa qua della prima variante, ha piazzato lì la sua BMW in prima fila e poi l'ha salutata nella prima variante. Non l'avevamo visto ancora scivolare e qui vediamo. Opla, ecco. Perde l'anteriore, molto inclinato per stringere subito velocemente la seconda parte della variante e niente, giù, piano piano, però l'ha appoggiata piano piano. Sorridono i tecnici della BMW. Attenzione perché adesso abbiamo ancora Michel. Toseland e poi c'è Michel Fabrizio, Michel. 171, Michel sta andando velocissimo. Eccoci intanto con Johnny Ria. Johnny Ria, anche lui veloce, siamo sotto nella Super Pole, sotto il suo tempo, in questo momento lui guida la classifica 1.42.685, siamo sul lungo rettifilo che porta la staccata della parabolica, lì trova il terzo intermedio, vediamolo, ed è ancora sotto di 2 decimi di secondo, attenzione Johnny Ria. E davanti lui c'è Michel Fabrizio che anche lui è 2 decimi sotto il record. Sul traguardo, attenzione, nuovo record della pista di Monza, transitano sul traguardo Michel Fabrizio 1.42.499, Johnny Ria non ce la fa a batterlo, quindi Michel Fabrizio è al comando della classifica. Lo vedete inquadrato dalle telecamere, è il fratello di Michel Fabrizio, c'è Calia che ci chiama, Fabrizio, Calia. Esattamente in questo momento Max Biagi sta facendo il suo cambio, quello che veramente costituirà la chiave di volta della sua Super Pole. Una breve bevuta con la ormai famosa borraccia di Marino Laghi, poi nessuna parola, vedete Giovanni Sandi si intende con lui soltanto con gli occhi, fa segno che ha bisogno di qualcosa per pulire la visiera del casco. Damiano è prontissimo come di consueto in questi momenti di grandissima tensione, sotto i meccanici, lui fa ok, i meccanici sono pronti per accenderlo, dentro a questo apparecchio c'è una batteria e adesso si può andare, sentiamo la sua moto.
centesimi di secondo contati per tutti gli uomini della squadra Aprilia in questo cambio davvero incredibile. Siamo ancora con gli occhi puntati, lui è Leon Aslan, Aslan che in questo momento sta facendo il suo primo giro veloce. Ria intanto ha un taglio di variante, Toselan anche lui un taglio di variante, mentre abbiamo visto Sykes ha problemi tecnici sulla sua Kawasaki e quindi anche lui non potrà battersi per questa Super Pole. Max Biaggi, il corsaro, deve fare il giro di accelerazione e poi transitare sul traguardo. Aslan è nero, è rosso, scusami, è nero, ma è 51 millesimi. Speriamo che non gli abbia fatto perdere tempo Toselan, che non si era avveduto dell'arrivo di Leon Aslan. Comunque un Aslan che è vicinissimo il tempo fatto registrare da Michel Fabrizio, 198 millesimi, qualcosa ci ha lasciato in uscita lì. Assolutamente, andiamo a verificare intanto il tempo di Aslan. Leon che in questo momento esce dalla parabolica, va a cercare il traguardo. La massima velocità è sempre quella di Biaggi, 327 km orari. Il corsaro romano, lo ricordo, è in questo momento in pista nel suo giro veloce. Aslan stacca il terzo tempo assoluto, 1.42.690, 1.42.690. Leon Aslan che in questo momento vediamo piegato in prima variante. Michel Fabrizio, Ria, Aslan, Chaus, Toselan, Crutchlow, Max Biaggi. In questo momento io credo che sia il pilota che ancora deve dire l'ultima parola. Infatti, giustamente, le telecamere di Civirani vanno a cercare il corsaro che in questo momento esce dalla variante a scala, si porta sul lungo rettifilo con una penna che fa capire quali sono le intenzioni del pilota romano. Guardate la concentrazione sul volto di Gigi Dall'Inia, il capotecnico di casa Aprilia. Dalle nostre telecamere in corsia dei box siamo alla piega della parabolica, si prepara anche la moto di James Toselan, il pilota della Yamaha Sterigata. Deve volare per rientrare, sì, perché mancano, deve volare per tagliare tutte le varianti, adesso sì, tirare dritto ci può passare con 10 secondi di vantaggio. Ma anche Michel, no, credo che Michel abbia finito, finito. Michel Fabrizio è là in pole position, la sua cartuccia l'ha sparata. È per il momento 330 km orari, Biaggi ripete e la massima velocità storica proprio là, la staccata della prima variante dalla quale esce in questo momento, va a tuffarsi insieme alla sua Aprilia sulla curvone veloce, curvone via sonno, si piega Max Biaggi, ora va a cercare l'uscita di questo curvone e si va alla staccata della roggia, arriva in questo momento, si rialza il pilota romano, va il campione del mondo a staccare in seconda variante, piega ancora prima a sinistra poi a destra la sua Aprilia, si esce sotto di 45 millesimi di secondo rispetto alla pole position di Michel Fabrizio e allora si piega nella prima delle due curve di Lesmo, rimane piegato, poi ancora una manciata di gas. Guardate Michel Fabrizio, sta guardando con un sorriso il giro proprio di Max Biaggi. Questa mattina ai nostri microfoni Michel aveva detto: io ho fatto il tifo per Max Biaggi ed ora siamo in questo, da piccolo chiaramente, ora siamo nel corso della curva del Serraglio, la discesa che porta alla staccata della variante Ascari. Andiamo a vedere in variante Ascari ed è sotto di 4 decimi di secondo. Abbattiamo il record. Max Biaggi è pronto a stabilire il nuovo record della pista di Monza in questa Super Pole. Guardate da linea, si tocca il pizzetto, Max Biaggi spalanca il gas, fa vibrare la sua Aprilia fino alla staccata della parabolica, si stacca in parabolica ed è sotto di 270 millesimi di secondo. L'ultima piega per il corsaro, spalanca il gas in questo momento, via a cercare il cronometro che dice che Max Biaggi è, attenzione, la nuova Super Pole Gran Premio d'Italia, Super Pole Max Biaggi, 1.42.121. Attenzione perché Krasov è rosso, 32 millesimi il primo settore, Krasov ha girato molto molto bene, visto 42.2 anche nel turno precedente, quindi ancora non è finita. Poi perde due decimi. Però è stato molto veloce Biaggi aveva guadagnato addirittura 4 decimi su Michel Fabrizio. Allora quindi vediamolo, intanto stiamo seguendo ancora Max Biaggi, ma c'è Crutchlow, il pilota, eccolo qua. La Sterigata per il pilota inglese debuttante, vedete, ha un verde, ha un nero ed ora cosa troverà? Si guardano alle spalle, 82 millesimi, è vicinissimo, vicinissimo, però qua è stato molto efficace Biaggi perché ha riguadagnato un decimino sul tempo fatto registrare da Michel Fabrizio. Guardate il box della Aprilia, si va con il pilota della Sterigata sul traguardo, Carl Crutchlow ed è secondo la pole position del Gran Premio d'Italia e dell'Aprilia di Max Biaggi. Il corsaro ha lasciato un segno indelebile, nuovo record di Monza, 1.42.121. Questo è il papà di Max. Max, lo vediamo qui in variante Ascari, sta riportando la sua bimba, il suo razzo, come lo vogliamo chiamare, questa Aprilia strepitosa proprio nel box di Noale.
mentre ci chiama Fabrizio Caglia dei box. Qui praticamente è una specie di curva sud. Liverpool, dunque, come tutte le prime volte c'è un minimo di emozione. So che non vale moltissimo, però per noi che lavoriamo per lo scopo di essere sempre veloci, questo è significativo. Poi c'è un particolare anche tecnico, un record assoluto 330 km orari. Ecco, devo ringraziare anche il vecchio Mario Manganelli, detto Fumagalli, che è il nostro motorista, insieme a Paolo e tutti gli altri, da linea e tutta la nostra equipe che si danno da fare, lavorano, ci crediamo. Io in primis, dunque la moto va abbastanza bene e devo dire che questo circuito ci si può esprimere bene. Poi, voglio dire, la gara è sempre dura perché molte altre vanno forte, non è il chilometro che cambia la gara, però meglio averlo. In prima fila due italiani, anzi due romani e due...